Tra i vincitori del premio Città di Mestre per lo sport edizione 2020, assegnato dal Panathlon International Club di Mestre, c'è anche Anna Raimondi, giovane promessa veneziana e italiana del lancio del giavellotto. Noi di TG Plus l'abbiamo intervistata in esclusiva. Sentiamo che cosa ci ha detto. Siamo con Anna Raimondi, specialista nel lancio con il giavellotto. Anna, innanzitutto, come ti sei avvicinata a questa disciplina sportiva? Allora, inizialmente ho praticato pallamano per tanti anni da piccola e poi essendosi sciolta la squadra ho iniziato a fare un anno senza fare nulla e il paese in cui andavo a scuola ho iniziato a fare dei giochi informali di atletica e mi ero molto appassionata alla velocità, quindi ho iniziato a provare atletica e casualmente, in seguito a un infortunio, mi sono ritrovata a poter praticare soltanto le discipline che richiedevano l'uso delle braccia e sono finita a fare lancio del giavellotto perché un allenatore è venuto a chiedermi di andare insieme a lui perché mi ha visto abbastanza portata, diciamo. E quali sono stati, diciamo, i tuoi risultati sportivi finora? Ci riassumi un po' la tua carriera, anche se sei giovanissima. Sì, beh, la carriera è tanta roba. All'inizio ho fatto il primo anno da cadetta, sono arrivata seconda in Italia, il secondo anno da cadetta prima e quest'anno di nuovo seconda. Diciamo che faccio un po' su e giù, però siamo sempre lì, dai. Per diventare una brava atleta di lancio del giavellotto, quali sono le caratteristiche principali che servono? Appunto, la coordinazione, la forza, quant'altro? Beh, intanto serve molta coordinazione perché sono dei passi, diciamo, che non compi normalmente, quindi nel senso rispetto alla velocità, che è una cosa che bene o male sanno fare un po' tutti, è molto più complicato. Poi serve molta elasticità e allo stesso tempo potenza da trasferire poi all'oggetto che lanci. Dove vuoi arrivare con questa tua specialità sportiva? Beh, in realtà il mio obiettivo principale sarebbe quello di iniziare ad andare in giro per il mondo conoscendo nuove altre culture, altre persone che condividano la mia passione. Quindi diciamo che anche se non riuscissi ad arrivare al massimo, che so, le Olimpiadi, sarebbe comunque una grandissima soddisfazione andare comunque a degli europei. Poi vabbè, la voglia di migliorarsi c'è sempre e quindi piano piano, passo dopo passo, non punto subito troppo in alto, vado a step. Senti, come si riesce a conciliare la vita, diciamo, privata, quindi lo studio, gli hobby, con l'attività agonistica? È molto complicato, non è facile perché ti porta spesso a non poter mai uscire con gli amici o comunque ad essere un po' incompresa o dalla parte degli allenamenti con lo studio o dalla parte dello studio con gli allenamenti, ma alla fine ci sono delle persone che trovi che riescono comunque a comprenderti e quindi diciamo che se una cosa la vuoi fare, se una cosa ti piace, ti mette di buon umore, ti riempie, così, i sacrifici valgono la pena, ecco. Quindi nel senso difficile, ma si può fare con tanto impegno. Che cosa dunque ti fa spronare? Che cosa ti sprona ad andare avanti anche nei momenti, diciamo, meno facili? Beh, intanto la mia squadra. Io quando vado all'allenamento vado perché mi piace allenarmi, mi fa sentire bene, ma la cosa principale è il gruppo. A me piace tantissimo allenarmi insieme agli altri perché mi diverte, mi piace condividere le mie passioni insieme a qualcuno. Poi c'è la mia famiglia che mi sostiene sempre, mi incita e quindi nel senso questo, oltre ad essere un piacere personale, una cosa che faccio per me è diventato qualcosa che condivido con gli altri e faccio tutti insieme, quindi mi dà molta forza. Ed è tutto per questa edizione di Venezia di TG Plus Sport. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.